Guardate, io vorrei parlarvi non delle cose che faccio nei miei corsi, quindi perché altrimenti poi qualcuno dice, vabbè, questo è uno spot per i corsi di formazione, robe del genere. Io insegno effettivamente come andare in banca e come ottenere dei soldi per le imprese, ma non ho nessuna intenzione oggi di parlarvi di stato patrimoniale, di conto economico, di business plan o di Cosa queste finiscono robe per per fare fare poi? nell'Occidente. Nell'Occidente finiscono per essere delle persone piuttosto note. Al punto che un signore che è un filo conduttore con altri signori come Josiah Stamp, piuttosto che Keynes e altri economisti, questo era un economista sui generi, si chiamava Gesù Cristo, dice in Matteo 21:12, voi avete occupato il tempio del Signore, voi siete ne avete fatto un covo di ladroni. Covo di ladroni è una frase piuttosto forte che io vorrei riprendere. Non ha fatto una bella fine, come tutti bene voi sapete. E ci sono stati altri che hanno fatto esattamente per questo motivo la stessa fine. Ne parlerò dopo. Molti dicono che questa mia rilettura della storia in chiave monetaria sia una rilettura forzosa e complottista, eccetera, eccetera. Va bene, lasciatemi un primo complotto. Comincio a dirvi che Gesù Cristo è stato ammazzato per quello. Che cosa sono i soldi? I soldi, questa roba non sarebbe stata accettata nell'impero romano. Va bene, certo, perché non c'era la carta e questo lo sappiamo tutti. Ma anche le monete di metallo, non c'era una moneta nell'impero romano all'epoca di Gesù Cristo, ce n'erano due. Una era la moneta per gli scambi del volgo, del popolo, ed era volgare, rame, piuttosto che quella roba lì. L'altra moneta invece era la moneta vera, la moneta sonante, e quella moneta era d'argento e soprattutto d'oro.